Bentornati a tutti sul canale di Denir86. Oggi andremo a vedere dei nuovi arrivi. Tralasciando il casino che c'è nella mia postazione, andiamo a scoprire quali saranno i nuovi set da realizzare. Allora, partiamo col primo, il più basilare, che sarà un M36B1, ovvero un cacciacarri americano con cannoncino da 76 mm, ovviamente i taleri 1,35, niente di speciale, però volevo questo modellino per realizzarlo. Passiamo un altro mini art, e si chiama Infantry in the City perché ovviamente nel diorama sono presenti 5 soldatini, ripeto, che passeggiano per la via, e ovviamente c'è tutto un diorama, quindi c'è del filo spinato, del mattone a terra, del grondaie maridotte, ovviamente vetri rotti, il palo della luce rotto, più altre cose che poi andremo a vedere con calma. Un modellino o i taleri che farà sicuramente felice qualcuno, perché ne sto realizzando davvero pochissimi di alla rotante, quindi alla mobile, e un AB212 i taleri, sempre 1,48 questo qui, perché 1,35 non esiste a quanto ne sappia io. E niente, quindi con decalcomanie italiane, tutto italianissimo, ovviamente ISAF ci sarà, esercito italiano, è veramente carino, un bel modellino. Questo è un altro modellino mini art, è un diorama con Katzhof Kaiser, quindi rappresenta un Ruined German Houses with Base, quindi ci troviamo verso la fine della guerra in un contesto tedesco rovinato, quindi un Ruined German House, quindi una casa tedesca rovinata, case tedesche rovinate, e quindi qui avrò modo, o comunque vorrò realizzare un diorama con questo, che è l'altro modellino, sempre 1,35, che è il pack 36, ovvero un sempre anticarro da 76 mm che realizzerò e lo posizionerò qui, quindi con la canna rivolta verso la strada, ovviamente con questi. Quindi ci piazzo dei sacchetti a terra, questi sono sacchetti a terra Tamiya, sacchetti a terra avanti, tank, anti-tank, scusate, e ovviamente tutto il diorama. Quindi io questo lo considero tutto un set. Procediamo con l'altro modellino, che si chiama Poland 1944. Allora, non si capisce bene se quello raffigurato è un esercito polacco, perché Poland, o russo, ma io credo che sia quasi sicuramente russo, perché ha come antitank uno Zis-3, che cioè, era praticamente un antitank in uso all'esercito sovietico dell'epoca. Quindi troviamo appunto queste rovine, macerie con ruote distrutte, ovviamente scatole di munizioni per il cannone e altri accessori. Questo è tutto così e lo si realizzerà così. Il pezzo forte che ho lasciato per ultimo, perché? Perché è quello che mi piace di più. Si chiama Crossroads Diorama Base, ovvero è un diorama base, quindi con una strada principale con un incrocio, ok? Quindi troviamo l'incrocio con lo stop, eccetera, tutti i colori, tutto ovviamente da realizzare. E a questo incrocio poi che cosa vorrò creare? Vorrò creare un set, ovvero da una parte, mettiamolo così, vediamo se si riesce a vedere, esatto, utilizziamo pure il pennello,
da un incrocio, quindi a questo incrocio gli voglio inserire military miniatures. Ovviamente questi sono 1944 americani. Saranno così, quindi 3 da una parte e 3 dall'altra, che simuleranno questo passaggio attraverso questo incrocio, attraverso ovviamente all'incrocio ancora non ho. Allora, sicuramente li metterò questo, quindi delle truppe tedesche con una MG42 o 34, mi sa più 42. MG42 che difenderà appunto l'incrocio, ovviamente sempre in copertura dei sacchetti di sabbia. Un team di mortai, sempre tedeschi. E probabilmente li metto anche un 7,5 cm anti-tank. Non lo so, non lo so. Questo non lo so se lo inserirò probabilmente per problemi di spazio. Ma sicuramente questi tre penso di inserirli. Sicuramente penso di inserirli. Poi, vabbè, ho preso dei fennellini. Niente di. Niente di eccezionale, delle. Se si capisce bene. Allora, questi sono dei mattoni da inserire nel diorama. Ora metto a fuoco, eccoli qua. Sono mattoni da inserire dentro al diorama per creare appunto questo effetto di rotto, di rovinato. Poi ho comprato altri colori che. AK Interactive che danno, questo dà l'effetto rovinato al legno, dust, quindi polvere, effetto polvere, effetto rovinato però sul verde, effetto rovinato sul Panzer Grey, quindi anche qui sopra ci si può fare delle rovinate, così chiamiamole, ruggine, quindi effetto ruggine su qualsiasi plastica. Fresh mud, questo è una specie di fango, fanghiglia che verrà, diciamo che si usa insieme a della calce o stucco. Io ho provato lo stucco, quello là da muro. E funziona egregiamente, veramente bello. Poi vi farò vedere come funziona. Earth Effect uguale, perché anche questo verrà usato con la calce o lo stucco, insomma, e dà questo effetto di terra secca sulle ruote, sul mezzo generale. Ovviamente anche questo sarà un effetto, diciamo, rovinato su quello che andremo a realizzare. Poi, vabbè, quattro pennellini e via. Questi sono i miei modellini da realizzare. Mi farebbe davvero piacere sapere che cosa ne pensate e magari quale per voi dovrei realizzare prima. Grazie e alla prossima.